La legge 39 del 2013 già prevede tutte queste stupidaggini che sono scritte qua dentro e semplicemente l'anticorruzione è stata trombata da questo governo e non è stata messa nelle condizioni grazie. Di onorevole Duva, tutte le doppie poltrone onorevole Duva, che hanno i vostri amici. Onorevole Duva, grazie. Duva. Sì, Presidente, io vorrei per suo tramite redarguire il collega Di Battista del mio partito, di fatto del mio movimento, perché ha fatto una richiesta su Orfini riguardo a quella cena. Io credo che non sia questa sede, collega. La sede giusta è quella della Commissione Antimafia e di fatto è lì che abbiamo chiesto al collega Orfini di chiarire quanti soldi ha dato Buzzi, se questi soldi eventualmente sono stati restituiti. In quel momento obiettivamente non c'è stato il tempo per finire la risposta, comunque il collega non si ricordava. Comunque la prossima settimana ci auguriamo che si possa continuare la convocazione così che il collega Orfini ci risponda a questa domanda, collega. Grazie, onorevole Bonafede. Presidente, soltanto per riportare a verità le parole del collega Di Battista, che chiaramente non ha detto state zitti per sempre, forse il collega Fiano ricordava le parole del suo Presidente del Consiglio, che tra canguri e supercanguri vorrebbe davvero ammutolire il Parlamento per sempre. Per quanto riguarda invece la parola che è stata realmente detta, pezzenti, e il collega Fiano ha detto che non è un complimento, intanto non siamo qua per scambiarci i complimenti, questo forse era onorevole, la vecchia legislatura tra voi e Forza Italia, primo. Secondo, non la considero nemmeno un'offesa, mi sembrava una mera constatazione per chi non paga nemmeno l'affitto della sede dove sta a Roma. La ringrazio, onorevole Bonafede. E infine, Presidente, sul conflitto di interessi... Onorevole Bonafede, se continuiamo a discorsarci, visto che lei tra l'altro conosce la materia, Presidente, se continuiamo a fare... Io ho fatto appello già prima che parlasse il collega Fiano, al fatto di attenersi al testo. Non l'ha fatto l'onorevole Dura, continua a non farlo lei. Io le tolgo la parola, se no. Presidente, il deputato Lattuca ha tirato in ballo i finanziamenti privati. Noi vogliamo dire una volta per tutte che da parte di chi prendeva soldi per le campagne elettorali da Buzzi ci dovrebbe essere soltanto religioso silenzio in un'istituzione come il Parlamento italiano. Grazie. Onorevole Toninelli. Sì, grazie Presidente. No, io volevo spiegare perché il Partito Democratico limita l'interesse economico, perché ha capito che se mette anche interesse non economico non riesce a salvarsi tutte quelle poltrone che oggi valgono molto di più di soldi e di quelle mazzette. Ma oltre a chiedo al Partito Democratico, completando diciamo la richiesta dei colleghi, oltre a Buzzi che ha finanziato, cosa sappiamo del Partito Democratico, oltre a la sede di Roma che non è stata pagata, oltre i 107 milioni dell'unità, per la trasparenza dei finanziamenti, le fondazioni, vogliamo parlarne, la fondazione Open di Renzi, 2 milioni e 800 mila euro, di cui 1 milione non ha detto chi è stato a darglielo, chi è stato a dare 1 milione di euro di quei 3 milioni a Renzi, perché nessuno lo sa, probabilmente c'è ancora Buzzi.